Ma salve a tutti ragazzi, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati qua su evosmart.it, lunedì 2 settembre. Ieri sono tornato da Shanghai, città pazzesca ragazzi, pazzesca, veramente bella. Mi è rimasta impressa in una maniera incredibile, secondo me anche meglio di New York. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. 25 milioni di abitanti, una miriade di persone. E cosa mi sono portato dietro in questa settimana in Cina, oltre al Pura 70 Pro che avete già visto la riprova? Beh, ho girato tanto anche con questo Google Pixel 9 Pro XL. Voglio mettere da parte lo smartphone di Apple, quindi non farò nessun tipo di paragone con lo smartphone della mela, ma mi soffermerò magari su quello che è stato Google Pixel Pro in versione 8, quindi l'anno scorso, e secondo me sono stati fatti degli enormi passi in avanti da parte di Google. Ci sono ancora cose che mi triggerano dentro e ve le racconterò come sempre in questo video, ma diciamo che sull'ago della bilancia pesano molto di più i pregi su questo smartphone. In descrizione trovate anche la review scritta completa, trovate anche un link per l'acquisto, ma soprattutto trovate il box dei commenti aperto. Fatemi sapere subito con un commentino cosa ne pensate di questo Google Pixel 9 Pro XL. Iscrivetevi al canale perché nelle prossime settimane arriveranno anche dei versus in primis con S24 Ultra. Ragazzi, mettetevi comodi che iniziamo subito. Beh, che dirvi ragazzi, io partirei subito da estetica e design. Un passo in avanti rispetto al passato, rispetto a tutti quelli che sono stati i vecchi Pixel. Soprattutto in cosa? Nella costruzione, nel frame, nei materiali, in tutto quello che passa all'interno di questo Pixel. È chiaro, vi può piacere come no. Io non vi sto per forza dicendo che l'estetica è perfetta, perché estetica e design è molto molto personale. A me può piacere, a voi no. E la vostra opinione, come la mia, va rispettata. 9 Pro XL è la versione max, è la versione proprio XL, un 6.8 pollici, non è piccolo, è ingombrante, in tasca si sente, sono 220 grammi di peso. Ragazzi, forse ecco la versione principale da tenere sotto controllo è veramente quest'anno la variante Pro, quindi quella non XL che spero di provare nelle prossime settimane, magari scegliere se tenere questo XL oppure tenere la versione Pro. Sono molto curioso onestamente di testarla. Devo dire che ho montato finalmente anche il vetro temperato di B-Wind, ho riprogrammato le impronte digitali che sono ultrasoniche in questo smartphone, quindi un altro passo in avanti rispetto al passato. E niente, funziona tutto a meraviglia. Lo smartphone lo sto utilizzando adesso senza una copertura, senza una cover. Ho provato la cover di Google originale che è identica a una cover in silicone che trovate dappertutto. È un telefono che comunque ragazzi vi ha un po' diviso, c'è chi lo ama, c'è chi non lo ama, c'è chi dice che assomiglia allo smartphone di Apple, all'inizio anch'io l'ho detto perché effettivamente è così, però ecco, tenendolo in mano si nota veramente come Google abbia voluto differenziarsi in maniera incredibile rispetto al passato e ha fatto secondo me un ottimo modello. L'ho provato anche tanto lato ricezione, lato proprio conversazione, ho aspettato molto a fare questa review perché me lo sono voluto, come vi ho detto prima, portare in Cina questo smartphone. Perché? Perché c'è tanto roaming e lì si vede veramente dove il modem va a lavorare. La ricezione è pari secondo me a quella del Pro di anno scorso. Non è stato fatto uno stravolgimento lato appunto antenne, ma è stato cambiato il modem, che è una delle particolarità positive di questo smartphone. Infatti il modem drena molto meno batteria, in standby consuma pochissimo questo Pixel e tutto va a beneficiare anche sull'autonomia del telefono. L'interlocutore mi ha sempre sentito bene, i vocali in capsula sono andati sia su WhatsApp sia su Telegram, la conversazione è piacevole e l'audio è stereo, un audio molto buono. Forse non siamo all'altezza di un iPhone 15 Pro Max o di un S24 Ultra come audio proprio super super potente, ma un audio secondo me ben bilanciato. Lo smartphone è IP68, quindi è impermeabile ed ha anche possibilità di inserire due SIM all'interno. Una è fisica, quindi dentro il carrellino, l'altra è una SIM virtuale, una eSIM. Ad esempio io in Cina ho acquistato una SIM di Mobi Matter con sede a Hong Kong, quindi H3G di Hong Kong, così con VPN integrato ho potuto navigare con questo Pixel senza nessun tipo di problema. Altro dettaglio da sottolineare in questo Pixel è sicuramente l'autonomia. Stiamo parlando di una batteria da 5000 mAh, stiamo parlando di una ricarica rapida a 37 W, una ricarica che poteva essere più rapida, ma allo stesso tempo vi dico che finalmente con questo Pixel si riescono a fare 6 ore di display attivo senza il minimo problema. E l'ho fatta addirittura in Cina
con un roaming dati fisso e con una ricezione che ogni tanto andava in 5G, ogni tanto andava in 4G. Quindi Google non ha migliorato la potenza del segnale, non è un Motorola, non è un Honor, non è un Huawei, ma siamo a livelli di un Samsung S24 Ultra. Ecco, la ricezione la darei molto alla pari, metterei sull'ago della bilancia un iPhone 15 Pro Max, un S24 Ultra e un Pixel 9 Pro XL. Comunque sia, tre signori telefoni. Voglio parlarvi di cosa non mi è piaciuto di questo Pixel 9 Pro XL. Intanto le memorie utilizzate sono UFS 3.1 e vanno bene, nel senso lo smartphone è veloce, ma nel lungo periodo, nel lungo andare, negli anni, potrebbe essere una delle cose negative di questo telefono. Sicuramente in questa versione Pro XL, che costa più di 1000 euro, ma anche nella versione Pro, le memorie UFS 4.0 erano assolutamente da inserire, perché ragazzi, ormai si trovano nei medio gamma da 300-400 euro e non vederle su un top di gamma del genere a me è dispiaciuto. È vero che l'interfaccia di Google è tra le migliori sul mercato, snella, veloce, sempre fluida, ricca di tantissime funzionalità, ricca di tanta intelligenza artificiale. È un'interfaccia che io adoro e la reputo ad oggi una delle migliori, soprattutto lato scrittura di un messaggio, ma in particolar modo con tutto quello che ci puoi fare, traduzione live dei messaggi su WhatsApp, ad esempio mi scrivete in inglese e mi viene tradotto in automatico, tutte le cose che già vi ho parlato all'interno del canale. Quindi le memorie andavano assolutamente messe da 3.1. E soprattutto taglio base da 128 GB nel 2024 deve essere un basta, veramente basta, perché io stesso faccio fatica a utilizzare questo smartphone, che ovviamente ci viene dato da Google per utilizzarlo, ma con 128 GB di storage base, considerate che il mio smartphone che utilizzo per lavoro, ma comunque per video eccetera, l'iPhone 15 Pro Max è da mezzo tera e 400 GB sono occupati. Prendiamo anche un Fold 6 che è da mezzo tera, quest'anno Samsung ce li ha dati da mezzo tera, 300 giga sono occupati. Quindi capite bene che io, ok, i 2 tera di storage, ma 128 GB base devono essere assolutamente aboliti nel 2024. Sono assolutamente d'accordo con voi. Il display è molto bello, è un display da 6.8 pollici LTPO, quindi va da sé da 1 a 120 Hz, questo ci permette di consumare meno batteria. Un display piatto, 2000 nits di picco base, 3000 nits di picco massimo. È un display, ragazzi, che mi ha appagato sia sotto luce diretta del sole sia in ambito interno, ma voglio sottolineare una nota negativa. 240 Hz è il PWM dimming di questo Pixel 9 Pro XL. Anche qua è un dato che si vedeva negli smartphone datati, quindi non in un telefono top di gamma 2024. Al netto di tutto ciò, il display mi ha appagato nel guardare serie TV, nel guardare contenuti multimediali, sia sotto luce diretta del sole, sia in ambito interno, scrittura, feedback della vibrazione, come vi dicevo prima, è un prodotto veramente completo sotto lato display e meno male che è così, perché in passato abbiamo visto display non proprio performanti targati Pixel. Detto questo, voglio parlare di una cosa che mi è piaciuta molto di questo Pixel 9 Pro XL e che me la porto dietro anche dagli smartphone passati, e credo che in un versus venga fuori nettamente come la G-Cam sia assolutamente quest'anno più che mai una camera che fa delle belle foto. Quest'anno Google non ha cambiato il sensore principale, ma è andata un po' a cambiare l'algoritmo, soprattutto del colore. È molto in stile iPhone quest'anno. Comunque abbiamo la stessa camera principale, abbiamo una grandangolare che aumenta la risoluzione, sarà 48 mega, e abbiamo sempre la 48 mega periscopica 5x che a me fa impazzire. Ed è una camera che, ragazzi, adoro. Sia il crop 2x, che è il crop del sensore principale, ma sia la 5x. Infatti niente, ho scattato una miriade di foto in Cina e adesso ve le lascio, e soprattutto ho abilitato anche il video boost. Effettivamente la luce aumenta tanto in notturna, però è anche molto tremolante l'immagine, ma vi lascio le foto che ho eseguito appunto nel mio viaggio in Cina.
Ragazzi, 1199 euro il taglio base sono tanti per un 128. Fortunatamente Google ha lo stesso prezzo fino, mi pare, al 5 settembre, non vorrei sbagliare, comunque fino ai primi di settembre, mettiamola così, vi regala la possibilità di fare un upgrade gratis, quindi di prendere il 256 giga allo stesso prezzo del 128, con una super valutazione, insomma, con tante cosine che secondo me sono interessanti. È uno smartphone che costa tanto, ma allo stesso tempo è un telefono che io comprerei. Quindi ho trovato uno degli smartphone che quest'anno mi è piaciuto e soprattutto che aprirei il portafoglio veramente per andarmelo a comprare. Aspetto la versione Pro per dirvi quale veramente comprerei dei due, ma Google Pixel 9 Pro XL è assolutamente un top di gamma. Senza se e senza ma. Vi aspetto qua sotto nel box dei commenti, spero che questo video vi sia piaciuto e dal Guerz è tutto. Ci vediamo mercoledì per una nuova review. Ciao a tutti!